Buonasera, ben trovati con le breaking news del pomeriggio. In primo piano la cronaca, notte movimentata a Badia El Pino, tornano in azione. Gli specialisti degli uffici postali hanno tentato il colpo in piena notte, ma qualcosa non ha funzionato. In mattinata sono giunti sul posto anche gli artificieri da Firenze con il robot per verificare anche quale strumentazione sia stata usata per questo tentato colpo. Gira tra gli scaffali dei negozi in centro a Montevarchi e Terranova Bracciolini una donna già nota alle forze dell'ordine per reati di questo tipo. Una volta fermata, infatti, è stata trovata in possesso, come conferma una nota dei carabinieri, di una refurtiva per un valore di 100 euro. Poi la potremmo definire una vera e propria rivoluzione nell'Arezzo. Tiene banco infatti la questione dei rinnovi che non sono stati, fra virgolette, rinnovati, perché sono stati tutti bocciati gli over. Quindi l'Arezzo con Giovannini si prepara a rinnovare del tutto la squadra nella prospettiva sia della Serie D o, come tutti si augurano, di un ripescaggio in Serie C. E tutto con le breaking, appuntamento alle prossime edizioni.